Immaginate di trovarvi a lavorare in un bosco come dei boscaioli. Siete al sicuro, siete assolutamente tranquilli perché in quel bosco siete accompagnati dai vostri colleghi. E la situazione è come quella di sempre, come ogni volta che andate a lavorare. Ebbene, a un certo punto dei bagliori strani cominciano ad apparire. Vi spaventate come si spaventano i vostri colleghi e cominciate tutti quanti a scappare, quando all'improvviso perdete l'equilibrio e cadete. E cadendo verrete presi da un raggio traente, il quale vi porterà niente po' di meno che su un'astronave aliena. Ovviamente stiamo parlando di un film horror tratto da una storia vera. Andiamo a vedere di quale film si tratta. Ciao a tutti, cari viaggiatori del mistero, cari pirati sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Io sono Luigi Giuva e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di film horror tratti da storie vere del nostro canale La Tradizione Antica. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un film horror davvero importante, un film che ci tiene con il fiato sospeso e che, come tutti i film che trattiamo su questo canale, è tratto da una storia vera. Stiamo parlando di Bagliori nel buio, un film del 1993 che racconta la vera storia di un boscaiolo che viene rapito dagli alieni, almeno secondo i racconti del boscaiolo e secondo i racconti dei testimoni. Un film che abbiamo alla regia con un elemento importante come Robert Lieberman, grandissimo regista e anche un grande attore che interpreta i panni del boscaiolo, D.B. Sweeney. Il boscaiolo, vi spoilero subito, in realtà farà un cameo, sarà uno dei colleghi di D.B. Sweeney all'interno di questo film. Un film che bisogna un po' raccontare per forza, come al solito non ve lo racconto tutto perché vi invito ad andarlo a vedere. Bisognerà però raccontare per raccontare un po' quella che è la storia reale che sarebbe accaduta a questo boscaiolo. Come abbiamo detto, ci si trova nei boschi, stanno tagliando degli alberi, quando improvvisamente il boscaiolo e i suoi colleghi vedono delle strane luci che appaiono in aria. Queste strane luci sono luci che provengono da un'astronave aliena. Immediatamente i lavoratori lasciano i loro attrezzi e cominciano a fuggire, così fa anche il nostro protagonista, che però purtroppo cade, inciampa, e i suoi colleghi dicono di aver visto un raggio azzurrino che lo prende e lo trascina verso l'astronave. Sull'astronave il nostro boscaiolo si risveglia in mezzo a degli alieni che stanno sperimentando sopra di lui, lo torturano e gli fanno delle operazioni chirurgiche, fin quando, dopo un periodo di 5 giorni, il nostro boscaiolo viene rimandato sulla Terra, riappare in una cabina telefonica praticamente nudo. Da qui iniziano le vicende del film, che appunto non voglio andarvi a raccontare più di tanto perché sono sicuro che è un film che vale la pena di andare a vedere. Bagliori nel buio 1993.
Ma prima di andare a vedere qual è la vera storia che si cela dietro a questo film, intanto io vi invito, se il video vi è piaciuto, mettete un like al video in modo da farci capire che questa serie è una serie che piace ai telespettatori della tradizione antica. Se avete qualche commento, scrivetelo sotto, di modo che io possa rispondervi e che possiamo interagire tutti quanti con il nostro canale. Iscrivetevi al canale sempre nel solito modo: cliccando sulla filigrana si apre il tasto iscriviti, e cliccando sul tasto iscriviti sarete parte della tradizione antica. Ma non dimenticate di iscrivervi al canale con la campanella, che serve per rimanere aggiornati su tutti i nuovi contenuti del canale. Infine, andate a visitare la nostra pagina Facebook, che ormai sta crescendo come sta crescendo questo canale. Andate su Instagram, dove ogni tanto aggiungo qualche piccolo video e qualche piccola informazione sulle cose che io posto sul canale. E non soltanto, iscrivetevi al nostro gruppo Telegram. A me piace l'idea che possiate iscrivervi lì, perché sarete voi a portare dei contenuti e, perché no, magari a segnalare qualche film horror che avete visto, che vi piace e che vorreste sapere se è tratto da una storia vera. Bene, quindi è arrivato il momento di andare a vedere qual è la vera storia che si cela dietro al film. E Travis Walton è il vero protagonista di questa storia. Travis Walton, boscaiolo dell'Arizona, come abbiamo detto, fa anche parte del cast del film, sarà uno dei colleghi del boscaiolo rapito, di quello che interpreterà proprio lui stesso. Travis Walton racconta in realtà di essere stato su quest'astronave e di aver visto degli alieni simili ai grigi, secondo le fattezze, anche se in realtà sembrerebbero essere un po' diversi da quello che è l'immaginario comune degli ufologi, almeno per come li descrive Travis Walton. Bisogna dire che lui in realtà non ha mai dichiarato di essere stato torturato, di aver subito delle operazioni da degli alieni. Dice di essersi risvegliato su una specie di tavolo operatorio e, molto spaventato, ha afferrato un oggetto oblungo e cilindrico con il quale ha minacciato gli alieni, i quali, a veder questo oggetto puntato contro di loro, si sono spaventati e sono scappati via. Travis quindi scende dal tavolo operatorio e comincia a vagare per l'astronave, e su questa astronave avrebbe incontrato degli esseri che lui dice sicuramente non erano terrestri, erano alieni, ma avevano la fattezza degli umani e avevano tutti i capelli biondi e gli occhi dorati. Travis Walton verrà ritrovato 5 giorni dopo, come nel film, ma non sarà ritrovato in una cabina telefonica, e non sarà ritrovato neanche nudo, sarà ritrovato con gli stessi vestiti che aveva indosso quando è sparito sotto gli occhi dei suoi colleghi, e sarà ritrovato in stato fortemente confusionale. La storia è diventata ridondante al punto che i giornali dell'Arizona hanno titolato per giorni la storia di quest'uomo. Gli inquirenti hanno svolto delle indagini senza riuscire a venire a capo di quella che è stata la sua sparizione. Bene, con questo io vi ho detto proprio tutto per quanto riguarda Travis Walton e il film Bagliori nel buio. Non perdete il prossimo episodio, An American Haunting, in programmazione sabato prossimo su questo canale. Detto questo, io vi do il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi e ciao a tutti, alla prossima!